Mentre Stefanino qui, ho visto due fidanzatini, hanno un metro di distanza da loro, che invece di parlare si mandavano i messaggi. Oh, non mi ricordo, ce l'ha detto, ma non capisco come la dico. Però un dubbio aveva. Non è che l'amministrazione è caduta, che invece di ragionare, di fare gruppi di maggioranza, boom, mandavano i messaggi. Beh, sicuramente si potevano fare più gruppi di maggioranza, questo te lo confermo, che poi l'amministrazione è meno messaggini, perché è sempre meglio guardarsi negli occhi quando si devono affrontare certi problemi, quindi sicuramente meno messaggini e meno messaggi sui vari social avrebbero consentito a questa amministrazione, secondo me, di durare un pochettino di più. Nel consiglio che ha visto la fine dell'amministrazione Tarasco è sembrato più un processo a Maragna Zamellone e con qualche, ma proprio toccatina leggera a Tarasco. Come mai? Beh, Maria Grazia Mellone, secondo me, questo me l'hanno confermato, perché al Consiglio Comunale non ci sono stato, e me l'hanno confermato altri presenti, anche consiglieri, che poi mi hanno raccontato anche i motivi. Ecco, Maria Grazia Mellone è una persona abbastanza presente sul comune. Questo ha portato magari anche a far fare al sindaco determinate scelte che non sono piaciute a tanti altri, e questo ha potuto creare motivo di disagio nei confronti degli altri consiglieri. Però devo confermare la presenza sul comune e l'impegno anche di Maria Grazia per quanto riguardava le proprie deleghe, insomma. Io mi sarei aspettato che il sindaco difendesse realmente il suo operato. Invece Tarasco si è limitato a un appello generico sul senso di responsabilità. Secondo me Tarasco è arrivato a questo bilancio anche lui stanco, perché me lo ha confidato, poi magari te lo confermerà lui, me lo ha confidato circa 15-20 giorni prima del bilancio, quando io gli comunicai. Mezzanotte, ma passi, altrimenti vai fuori campo. Gli devo continuare? O... Sì, no. Ah. Sì, mi fermo. Quando gli comunicai la volontà di dimettermi, questo il 19 maggio, sì, e ci incontrammo in un'altra sede, insomma, ci incontrammo in ospedale per altri motivi, e lui quando io gli comunicai, lui disse che capiva la mia scelta e che anche lui, insomma, era abbastanza stanco di questa esperienza. Però mi chiedeva effettivamente di restare almeno fino al bilancio, perché lui non aveva intenzione di azzerare la giunta che aveva lavorato per questo bilancio, appunto. Quindi questo poi mi impedì di andare a protocollare le mie dimissioni, ma ritenne opportuno lasciarle nelle sue mani, perché io dissi: quando la volontà dei consiglieri sarà quella di azzerare la giunta o di fare un rimpasto di giunta, avrai già le mie dimissioni nelle mani, non devi fare nessun atto di forza, non ti creare problemi per questo. Enzo, quindi tu hai fatto questa domanda tenendo poco presente che tu eri assessore, perché o assessore o amministratore, tu hai condiviso meriti o colpe della passata amministrazione. È stato detto, perché ti ho detto questo? Perché durante il Consiglio Comunale è stato lanciato questo atto di accusa. Facile per i consiglieri di maggioranza, anche l'assessore a questo punto, manderà a casa l'amministrazione a un anno dalla scadenza del mandato. Perché non farlo prima? Perché se non... realmente c'era questa volontà, perché non farlo prima? Che cosa non farlo prima? Dimettermi o mandare a casa l'amministrazione?
se c'era, perché le mie dimissioni non comportavano la caduta dell'amministrazione. Ma ho detto prima che non è che faccia confusione tra assessore e consigliere comunale. Se la maggioranza, perché quel giorno c'è stata proprio una mitragliata di dissenso. E non è che alla mitragliata di dissenso si arriva tutta una volta. Ora, se voi avevate realmente in mente di mandare a casa D'Alasca, perché non prima? Perché non prima? Perché secondo me c'erano ancora i margini per fare delle cose buone. A un anno dalla fine del mandato. Non si era scaricato tutte le telefonine in messaggino. Sin dalla convalida degli eletti è stata un'alternanza di tir e molla, un passo avanti, un indietro, due avanti, due indietro, fino a quando all'improvviso una forte luce vi ha illuminato come gruppo di maggioranza e vi ha fatto vedere la verità, una verità che voi avete tradotto, tu in dimissione, altri nel mandare a casa, perché è stato il gruppo di maggioranza che ha dato il colpo definitivo all'amministrazione D'Alasca. Ma è possibile che tutta una volta uno si offra una mattina e dice mo ho capito? Ma io non... Stai confondendo effettivamente il ruolo dell'assessore con il ruolo del consigliere. No, ma io ho detto... Allora, ascolta, io non mi sono dimesso perché ero contro l'amministrazione D'Alasca. Tant'è che... te l'ho spiegato prima, io mi sono dimesso perché effettivamente mi ero reso conto che non avevo più l'appoggio del gruppo consigliare che mi rappresentava e quindi ho ritenuto opportuno dimettermi, ma non perché io volessi la caduta dell'amministrazione D'Alasca, anzi, perché ripeto, il bilancio che io ho votato sì, in giunta... Poi ci ritorniamo, sì. poi ci arriviamo sul fatto del bilancio. Ti ripresenterai alla prossima elezione? Non lo so. Ti dissi l'altra volta di no e penso che non mi ripresenterò. Se si dovesse presentare un progetto che mi dovesse convincere, nel quale io possa riconoscere la mia capacità di fare del bene per Palagiano, allora magari ci penserò. Però al momento, almeno, viste quelle che sono le prospettive, le varie spaccature che ci sono nei vari partiti e nelle varie, non penso che sia opportuno ricandidarmi. Puoi dire almeno in quale area eventualmente, cioè centro-destra, centro-sinistra, sinistra? Ma non penso di riconoscermi in un'area io oggi, anche perché voglio dire, sono entrato come indipendente in un partito e come indipendente sono rimasto. Ripeto, mi deve piacere il progetto, il programma, e allora potrò pensarci sopra. Dipende, cioè, chi verrà a chiedermi di candidarmi eventualmente mi dovrà sottoporre un programma che mi deve convincere, nel quale, ripeto, io mi possa riconoscere, quello che potrò fare per Palagiano, tutto qua. Mettere a disposizione la mia professionalità, le mie competenze per il paese. Enzo, tu segui Facebook? Molto poco, molto molto poco. Su Facebook sembra che il popolo palagianese è in rivolta, sta scoppiando la rivoluzione contro la passata amministrazione. Allora mi sono detto, mo prima di fare l'intervista chiedo a qualcuno, io devo fare queste interviste, ditemi quali sono le vostre lamentele. A parte due persone politicizzate, una di chi se è Mimmo Follia, il resto buio assoluto. Eppure gli dicevo, guarda, ma non rivoluzione, non c'è bisogno più di fare rivoluzione, l'amministrazione non c'è più, quindi non vedo perché no, si debbano quale fare. Domanda voi rivolgereste agli amministratori? Non dicevo di maggioranza o di opposizione. A parte Mimmo è un altro politicizzato,
che hanno argomentato un pochettino di più. Sì, mi hanno detto di fare un paio di domande, non ti dico quali sono, ma un estero, cioè, zero assoluto. Zero assoluto, che cosa? Non ti riuscivano a dare risposte? Sì, non mi danno risposte. Eppure sì, ma alla fine quello che è mancato, secondo me, quella che è mancata, secondo me, è stata la comunicazione. Cioè, il sindaco, secondo me, doveva comunicare di più, e lo poteva fare solo lui, perché la gente, quando veniva sul comune, chiedeva del sindaco. Il sindaco è la figura richiesta dal cittadino, quindi il sindaco, secondo me, doveva comunicare di più, magari fare comizi. Considera che in 4 anni non è stato fatto un solo comizio, quando invece negli altri comuni si fanno periodicamente, anche per comunicare le difficoltà, perché se non le comunichi le difficoltà che ci sono, e sono oggettive sul nostro ente, economiche, insomma, di diversa natura, la gente le confonde con incapacità di amministrare. Nelle tue dimissioni tu hai dato delle indicazioni, hai auspicato un sì al bilancio. Invece il tuo partito di appartenenza, tramite i suoi due consiglieri, Vattoria, Gentile, Vicenza e Caputo, no? Sì. Hanno votato no. E allora? Ripeto, io quando ho presentato le mie dimissioni al sindaco a maggio, gli spiegavo che la motivazione era dovuta al fatto che non vedevo più la fiducia da parte del mio parte del mio gruppo consigliare. Del tuo partito? Diciamo nel partito, nella lista nella quale sono stato eletto. E quindi ritenevo opportuno liberare, diciamo così, quella che era la mia posizione in giunta, perché il sindaco stesso mi diceva che c'era la volontà da parte di queste persone di sostituirmi, per cui ho ritenuto opportuno presentare le dimissioni in modo tale da evitare ulteriori azzeramenti di giunta. E nella mia lettera di dimissioni chiedevo effettivamente al sindaco di portare a termine quella che era l'esperienza di questo bilancio, sulla quale ci eravamo impegnati tutti gli assessori. E questo perché? Perché secondo me c'erano importanti novità per questo bilancio, che, ripeto, è agli atti, quindi si può andare a vedere. Per esempio, per il fabbisogno del personale era stata prevista la figura dell'agronomo, che tu in una precedente intervista io ti promisi che prima della fine di questa esperienza amministrativa mi sarei impegnato a riportare l'ufficio agricoltura a Palagiano. Dopo circa 40 anni di storia, effettivamente, come ho scritto, l'ufficio agricoltura nella scorsa amministrazione è stato eliminato, quindi mi sembrava opportuno e doveroso per una realtà agricola come Palagiano ricostituire quello che era l'ufficio agricoltura. Era prevista la figura dell'assistente sociale, che non è mai esistita a Palagiano, lavori pubblici come la manutenzione straordinaria della villa, un investimento di circa 110.000 euro che avrebbe consentito la villa di diventare veramente un parco giochi all'avanguardia, e tante altre cose. Ecco perché, siccome mi ero impegnato, mi ero speso molto perché avesse quell'impostazione il bilancio con queste note positive, mi sembrava il caso che lui si prodigasse a che il bilancio passasse. Però fammi dire un'ulteriore cosa, cioè che l'amministrazione non è caduta sicuramente per motivi legati alla bontà o meno di questo bilancio, perché sfido chiunque a parlare di questo bilancio. Io vorrei anche un incontro con chi non l'ha votato il bilancio e chiedergli se l'hanno letto il bilancio, perché questo bilancio non è stato letto quasi da nessuno, salvo
due o tre consiglieri forse, ma per il re, almeno parlo della maggioranza, l'opposizione non lo so, però dei consiglieri di maggioranza l'avranno letto in due o tre, non di più. Quindi votare contro un bilancio, questo bilancio non è stata una motivazione legata al bilancio stesso, quanto più che altro alla, per motivi politici, ecco, diciamo così. Politici? Sì, perché si diceva che il bilancio è l'atto politico, come si dice sempre, l'atto politico per eccellenza, quindi si vota contro un bilancio quando non si è d'accordo con la linea politica che si sta perseguendo, ma non si è scesi nel merito della qualità del bilancio, che voglio ricordare per la prima volta ha riportato in dopo 4 anni un parere favorevole da parte di revisori dei conti nominati e non di Palagiano, per cui persone super partes che hanno ritenuto il bilancio un bilancio che meritava un parere favorevole, cosa che non è successa negli scorsi bilanci dove c'erano pareri favorevoli ma condizionati. Insomma, racconta quella canzone. C'eravamo tanti amati per un anno e forse più, c'eravamo poi lasciati, non ricordo come fu. Fare nulla. Sì, come no. Allora, dimmi un po'. Dimissione di Nardelli da assessore. Dimissione di Amatulli da assessore. Non Amatulli, non è che se fosse stato buono con il suo partito, se n'è andato sbattendo la porta. A te invece, Enzo, a parte il fatto che non si capisce se tu la porta l'ha sbattuta o l'hai semplicemente accostata, che aria tira nell'UDC? Ma non lo perché so, quella che l'aria che tira nel PD si sente. Quello che dice che vale che ti rinforzi tra le sei, ma non dici che le dici. Ma io non ho intenzione di sbattere porte, cioè secondo me ci sono stati degli errori politici, ma fatti dai consiglieri che rappresentavano l'UDC in consiglio comunale. Io poi non ho avuto un confronto con il partito o con le persone che hanno condiviso con me l'esperienza elettorale, quindi della lista, anche perché non sono un uomo di partito come ben sai, non sono neanche tesserato, però mi sono riconosciuto in quella lista e non mi sono trovato male, cioè non posso dire che ho avuto grossi problemi assolutamente, quindi non vedo perché debba dare la colpa a un partito per scelte di due persone che rappresentavano, non so se poi loro si siano sentiti, ripeto, non ho avuto un incontro, si siano sentiti con le altre persone, con gli altri rappresentanti del partito e quindi hanno portato in consiglio quella volontà, o se è stata una scelta personale. Tu hai detto, Enzo, che non ti riconosci in un'area politica determinata, sì. Centro-sinistra, centro-destra. Però sono sicuramente una persona di centro, quindi poi non riesco a... Potresti rispondere, vabbè, ma era fatto scoperto, ma ci parliamo di... Per tradizione familiare, voglio dire, quindi non... Oggi il centro è spaccato in due, no? Sì, in due anime, nel centro-sinistra e nel centro-destra, però andare Italia, a dire... Forza Italia e PD sono partiti di centro. Ma perché? Perché è confluita una parte della Democrazia Cristiana nel centrodestra, sì, nel Forza Italia, una parte della Democrazia Cristiana nel Partito Democratico, quindi alla fine. Senti. Però se ti devo dire oggi che mi riesca a riconoscere in uno, non è, ripeto. Non, sì, ma ecco non, perché ti ho detto tu, dici io sono di centro, vabbè, ha scoperto l'America. Ma dimmi una cosa, poiché si prevede l'anno prossimo un diluvio di liste civiche. E un diluvio di candidati sindaci, soprattutto. Vabbè, ma tu puoi dirci almeno se sceglierai un partito tradizionale o una lista civica? Ma no, ti ripeto, voglio dire, io l'altra volta ho scelto un partito, quindi non ho difficoltà a scegliere
un altro partito o quel partito, non ho assolutamente difficoltà, né tantomeno una lista civica. Ripeto, devo trovarmi, devo capire intanto il candidato sindaco di quell'esperienza e poi valutare i vari programmi. Se c'è qualcosa che mi dovesse allettare, diciamo così, politicamente, mi stimolerebbe a scendere di nuovo in campo, magari potrei scegliere di scendere di nuovo, no? E di propormi. Ho capito. Di nuovo al mio elettorato. Non un addio, ma un arrivederci. Ma io penso che sia più un addio. No, da come si No, vabbè, sicuramente voglio dire, si vive a Palagiano e quindi siamo tutti appassionati di politica, quindi seguirò sicuramente quelle che saranno le prossime campagne elettorali, però non me la sento oggi di dirti se mi candiderò o meno, cioè uno non si non penso che uno sia folle oggi da dirsi mi candiderò, a che, a cosa, per fare che o per fare cosa, dipende da quelle che saranno le varie compagini, no? Sia di liste civiche, sia di varie proposte che sicuramente arriveranno. Già ce n'è qualcuna, già ho alcuni amici che mi stanno chiedendo di appoggiarli per il futuro, però questo è un po' verrà, sì, lo so, ma questo mi gratifica molto, perché vuol dire che, cioè, se c'è qualcuno, sia di nuovi che di precedenti amministratori e non, che vogliono per il futuro avermi nelle loro liste, evidentemente ritengono che abbia potuto fare bene o potrò fare bene al di là di questa esperienza amministrativa.